Però ho capito che ti fa bene, ma non puoi la banana. Ma che vuoi tu da me? Vuoi giocare o vuoi la banana? No. Perché non un po' di mangiare? Non sai che mi guardi con quegli occhi. L'albero, bellissimo. Che buona la banana. Io mando sempre cioccolatini, ma dovrei mangiare più frutta. Perché la frutta fa bene. E poi è anche buona. Allora, a me piace tutti i frutti, ma il mio frutto preferito proprio è la fragola. Ok, finito. Buonissima. Pronto? Sì? Sei? Vieni, dai, andiamo. Vieni. Andiamo, dai. Madonna, ma che c'è a terra? Papà, mi sei fatto male. Papà, stai bene? Ehi, papà, stai bene? Papà? Ma Leo? Ma chi è? Leo? Ma chi è sto cane? Oh! Ma di chi è sto cane? Show! Io ho paura dei cani! No! Come? Ma no! Ho paura dei cani! Ma chi è sto cane? Ma dove mi trovo? Ma chi è sto cane qua? No, ho paura, no! Papà, ma stai bene? Ho una botta in testa, un po' di ghiaccio, qualcosa. Ho preso una caduta. Ok, però tu tieni un attimo. No, il cane no. No. No, il cane no. Ma chi è sto cane? È dai. Mio. È mio, è tuo, è nostro. No. Ho paura dei cani. No. Ho paura dei cani, no. Papà, ma non stai scherzando? Ti sei fatto male sul serio? Papà. Ma chi è papi? Papà. Tu. Papà Gennaro. Papà Gennaro. Devi appendere un po' di ghiaccio, mi fa male la testa? Sì. Grazie. Sì. Devo chiamare solo il tuo mentore ora. Allora? Ragazzi, papà è strano, non si ricorda più di me, neanche di Leo. Perché ha paura dei cani? L'ha sempre avuto. Ma io che vado a chiamare Auri. Qui c'è la Terra. Okay. Il percorso apparente ha del sole tra le costellazioni dello zio... Chiamiamo dai, andiamo qua. Le fasi lunari. La luna sta in cielo, illumina... Papà è caduto, non si ricorda più di noi. Certo. Ha paura dei cani. Sì, come no. Dai, Ludovica, vai, fammi studiare. Auri, presto, papà è caduto con la testa a terra. Non ci credo. Dai, Ludovica, devo studiare scienza perché domani ho la verifica. Devo studiare scienza. Andiamo a vedere, dai, andiamo a vedere che papà ha perso la memoria. Dai, andiamo. Guarda che se non è vero, mi arrabbio. Andiamo. Vieni! Ciao papà! Papà, hai paura dei cani? Chi è lei? Chi sono io? Tua figlia Aurora! Papà, non ti ricordi più di noi, Aurora e Leo? Perché tu hai paura dei cani? Noi siamo la tua famiglia! Ma io non ho mai avuto famiglia, ma chi siete? Ma chi vi conosce? Scusate, il ghiaccio me lo volete prendere? Allora, se non sei la nostra famiglia, perché stai qui a casa? Perché sto qua a casa? Sì, questa è casa di me, Aurora, papà, Gennaro, che sei tu, mamma, Daniela e Leo. Papà Gennaro, mamma, Leo. Oh, ma chi vi conosce? Mi volete prendere questo ghiaccio o no? Che ho mal di testa. Oh, state calmo. Chi vi conosce? Allora, adesso che avevo ragione. Ma io. Non ti ricordi questa faccia? Oh, sentite. Basta. Ok, Auri, ci penso io. Tu vai a prendere il ghiaccio. Il ghiaccio? Ok, secondo me sto sognando.
Grazie. Sto sognando. Il ghiaccio. Io vado a prendere una cosa che sicuramente ti farà stare meglio. Mamma mia, che botta. Eccomi. Ma scusami, quindi tu come ti chiami? Non lo so, mi deve il ghiaccio. Grazie. Cioè, scusami, ma tu non ti ricordi di me? Sai che sono io? Aurora, noi siamo gli uni. Non mi ricordo più niente. Lo dovevi raggiungere. Ci penso io! Che cosa hai preso? Allora, questo, stati fermo però. La testa. Sposta il ghiaccio. Io? Ma, col ghiaccio. Io mantengo fermo qua e tu giri. Scusate, ma che state facendo? Che sto... È un obe... Ma che è sto rotolo per la cucina? No, è no! Un'operazione! No, ma fare. Che? Mette il ghiaccio, mamma. Ah, il ghiaccio. No, dai. No, dai. Vai, venga, tu gira. No, scusate, ma che state combinando? Dai, mi è passato il mal di testa. Mi è passato. No, ma dove mi trovo qua? Ma io non lo so. Un secondo. Allora. No, no, basta, per adesso. Posso. Ok, no. Mi è passato il mal di testa, dai. Oh. Stia fermo. Per un'ora. Sta bene, signore? Voglio tornare a casa. Mi fate tornare a casa, dai. Come facciamo? Quindi? Non lo so, tu fatemi tornare a casa. Ti ricordi chi siamo? No. Tu hai una moglie? Sì o no? Tu come ti chiami? No. Tu ti chiami Genaffa. Ma moglie? Quale moglie? Io non ho nessuna moglie, io. Allora, non ho cani, non ho figli, non ho moglie, non ho niente io. Guarda, vedi questa faccia? Sì. Ludovica. Io sono Ludovica. Ludovica, senti, questa cosa non tiene niente. Io vado un attimo a prendere una bella fasciatura, ok? Che regge. No, basta, come... l'imbrazzo. No. Guarda. No, mi sta passando. Hai un bernoccolo, cos'è questo? Metti bene, guarda. Ok? Non ti preoccupare, adesso viene Aurora, ti sistema lei. Chi? Aurora. Ai. La testa. Allora. Ci sono. Cos'è? Non fare domande, grazie. Allora, intanto devo mettere un po' di questo ti devo mettere. No, tu devi mettere ghiaccio perché queste cose sono cose da grandi. Dico, metti giù Leo, per favore, che lui ha paura. Allora, ti devo mettere... Presto, aia! Calma, allora. Alla testa. Ti devo mettere un po' di questo. Alla testa. Vieni qua. Aia. Togli la mano. Sì. Allora. No, di no! Ok, fermo! Ma scusami. Aspetta. Ma dove me la stai mettendo? Che bel bimbolone che hai. E poi ti devo mettere questo. Grazie. No, di qua è meglio. Ah, grazie. Allora, Ludo, togli un attimo. Quante vuoi? Una o due? Una, allora è meglio. Come funziona sta cosa? Cosa stai combinando? Un secondo. Non fare domande, grazie. Il ghiaccio. Ma guarda che col ghiaccio mi stava passando, Ok. Allora, ma non ci vede più. Aspetta, non ho finito. Ma non ci vede più. Ma come sa questa cosa? Papà. Ok. Ma scusate. Posso avere solo il ghiaccio che mi stava passando? No. Dai. Ma che cos'è quello? Do, concentrati. Allora io lo metto bene. Stai così. E dentro devi mettere il ghiaccio dentro. Come va? No, ho questo il ghiaccio, decidete. Sì, capelli pure, dai. Ah, aspetta, non ho finito. Allora metti qua dentro. Aspetta. Non so. Ma questa se ne scende qua, Scusa, se ne scende questa. Scusa, non lo dici a me. Io sono tua figlia. Scusami, se ne scende questa. Scusami un attimo. Ma perché mi guardi con quella faccia, voglio capire? Io non so cosa state facendo, ma fatemi passare il mal di testa. Ok, lo dico, mangi un attimo. Non lo so.
Mi sento tutte ste fasce. Aspetta, ma devo fare una cosa. Sento che c'è. Ma che è qua? Il pirata nero sembro. Toglimi sta fascia, dai. Allora ha detto togliela. Aspetta. Ma che? Un secondo. Ma che? Ok, vai, spingi. Ok. Ai. Ma perché non si ricorda di noi? Perché ha perso la memoria? Ho un'idea. Aurora, so io cosa fare. Ok. Papà! Guarda, papà, ti ricordi? Tu mettevi la... No, Leo, tu mettevi la palla qua e facevi gol. Esatto. Sì, hai fatto gol. Qua c'avevi la maglietta di me, Aurora. Papi, ti ricordi? Hai fatto molti gol. Ci hai dedicato anche dei gol per noi due e... c'avevi la maglietta qua con me. Tu eri un grandissimo calciatore. Hai fatto addirittura 3000 gol. Hai fatto il gol contro il Napoli, contro la Juve, contro la Fiorentina. La Fiorentina? Non ti ricordi? Guarda, sono anche un sacco di firme. Il calcio non mi è mai piaciuto. Mi piace la pallavolo. Ok? Io non so se ne adesso ho mal di testa. Cioè, tu... Perché ridete che mi piace la pallavolo? Io allora. Ma te non ti è mai piaciuta la pallavolo? Ma se ne sei tu che non mi è piaciuta. Ah, sei innamorato del calcio! Ma voi chi siete? Non ho capito. Papà, te guardi partite tutti i giorni, papà, poi non... Poi te odi il basket. Papà, di qua, papà, partite tutti i giorni. Allora, ripeti il nome Ludovica. Ludovica. Sono io. Ripeti il nome Aurora. Aurora. Ripeti il nome Leo. Ok. No. Non mi piacciono i cani. Allora, noi due siamo. Me lo puoi due? Spost- un attimo, aspetta. Me lo puoi spostare? Perché? Ludo. La situazione è più tragica di quello che pensavo. Ora dobbiamo chiamare l'ambulanza. Ma, scusami, mi spieghi come cavolo è caduto? Io stavo mangiando la banana, l'ho buttata per terra la buccia. È inciampata. E la buccia, giustamente, non si butta nel cestino, si butta per terra, giusto? Sì, dove uno può inciampare e farsi male, come appunto papà. No? Sì, ma come fa a cadere un colpo e si dimentica la memoria? Quando tu cadi di testa può succedere. Non ti permettere mai più di buttare le cose a terra. Si buttano nei cestini e si fa la raccolta differenziata. Sì, ma io ero quella bella rilassata, non sapevo dove mettere. Ti alzavi e andavi a buttare. Perché io volevo fare il gol, cioè no, volevo buttare la banana nel tavolo, no? Ah sì, e si gioca giustamente col cibo. Aurora, un'idea, faccio vedere una foto della mamma, loro due insieme, vediamo se si ricorda. Sì, ok, vai. Adesso si ricorderà con queste foto. Andiamo. Papà, no, signore. Bravo. Guarda queste foto. Ti ricordo allora, qualcosa? Questa sei tu e questa è tua moglie. Sei identico. Tieni. Ma chi è questa? Daniela! A parte che a me piacciono le bionde, ma poi chi è questa qui? No, scusami! Scusami. Ma guarda, allora, a te non questo sei tu! Bionde. Ti vedi? Sei identico! E questa è tua mamma! Moglie. Ma questo sono io, sì, mi vedo che sono io. E questa è tua moglie? A me piacciono le bionde. È le impossibile bionde. Che sia mia moglie. Ma non mi piacciono le bionde! Ma appunto lei è un po' bionda. Sentite, mamma ferma, è mora. Ferma tutti. Vi ho detto che a me piacciono le bionde. Quindi lei è impossibile che sia mia moglie. Punto. Adesso voglio tornare a casa. Cioè io... E non urlate sempre che ho mal di testa! No. Cavolo! Ma che facciamo? Non ce la... Leo, chiamo l'ambulanza! Chiamo l'ambulanza! Uffa, ma perché papà non ci riconosce?
Non lo so. Ma non ti preoccupare, ci sono io con te. Dai, forza la mia freccia. Scusate, cosa state facendo? Avete capito che voglio tornare a casa? Basta, io me ne vado. No, bello di mamma, no. Allora chiamate qualcuno, fatemi andare a casa. No, lascia, vieni qua. Mamma? Mamma? Cosa c'è, amore? Non so da dove partire. Papà ha perso la memoria. Cosa c'è, Ali? Papà ha perso la... Papà ha perso la memoria. Ha perso la memoria? Ma cosa stai dicendo, Ori? Sì. Devi venire a casa, subito. Ma dai, Ali, non fare scherzi, su. Cosa sono queste cose che stai dicendo? Dai, devo fare la spesa, c'è un... Ci sono un sacco di persone e sono imbottigliata nel traffico. Lasciami tranquilla di fare la spesa, dai. Ma secondo te, allora, ok che io ti faccio gli scherzi, ma ti posso mai fare uno scherzo del genere? Papà, guarda che papà ha perso veramente la memoria, non si ricorda più chi siamo. Abi, dai, non fare questi scherzi, su. Forza. Dai, io sto facendo la spesa, qui c'è una marea di persone... No, sono imbottigliata. Non mi interessa, devi venire a casa. Mamma, papà non sa. Non si ricorda nemmeno. Allora, non si ricorda nemmeno che ha una moglie. Non si ricorda nemmeno di te, ok? Ha detto che gli piacciono le bionde. Cosa? Adesso? Adesso mi credi? Scusa, ma come ha fatto a perdere la memoria? Cioè, spiegami. Allora. Vabbè, non fare domande, lunga storia. Vabbè, comunque, vabbè, è scivolato ed è caduto. Ma non è che si è spaccato la testa? Perde sangue. Più o meno. Più o meno. Sì, mamma, dai. Ma sei seria? Sì, però... Sei seria? Allora, non ferma. Non si fanno questi scherzi, eh? Fermati, allora. Allora, tu adesso vieni a casa, ok? Tu adesso vieni a casa. Quando sei fuori la porta, mi chiami, ok? Mi chiami, io esco, ti metto una parrucca bionda, anzi valudo, ti metto una parrucca bionda, ok? Così lo facciamo innamorare di te, perché lui ha detto che vuole andarsene di casa, perché per lui siamo estranei, non riconosce nemmeno la casa e inoltre ha paura dei cani, cioè ha paura di Leo. Ci vediamo. Che cosa? E inoltre se ne vuole andare di casa perché gli abbiamo fatto vedere una foto dove ci sei tu e papà insieme, ok, ok. Ha visto che sei Mora e quindi non ci crede che sei sua moglie, ok? Perché se ne vuole andare di casa? Sì, perché a lui piacciono le bionde. Ali, sei sicura che mi stai dicendo la verità? Perché questi scherzi non si fanno, eh? No, guarda, non ti sto dicendo la verità. È uno scherzo, tada! Mamma, dai, vieni, per favore. Vabbè, sto venendo, dai. Ciao, ciao. Arrivo, arrivo. Un'eternità per convincerla. La testa. Mamma. Ma devo aprire io. Stai andando bussato, eh? Sì. La parrucca. Dove è la parrucca? Prendi la tua, io vado a prendere mamma. Guarda, eh. Dove è la parrucca? Vai, là. Ciao, mamma. Io? Marco. Marco? Sì. Che bel nome! Che bel nome! Grazie, tu come ti chiami? Io mi chiamo Daniela. E insieme
abbiamo due figlie, Aurora e Ludovica. Te le ricordi? Aurora e Ludovica? Ripeti? Aurora e Ludovica. Io e te siamo sposati, ci siamo sposati in una bella chiesa. Ti ricordi? Dammi la mano. Magari ti ritorna la memoria. Aurora Ludovica è la più piccola. Ma forse se mi dai un bacio, magari la memoria ti viene. Ma Ludovica è la più piccola? Sì, sì. Ludovica. Aspetta. Aurora e Ludovica. Ludo. Aurora e Ludovica sono qui. Ti ricorda qualcosa? Aurora e Ludovica sì. Sono qui. Ti ricordi? Poi fa Halloween. Halloween, bravo! Magari per farti ritornare la memoria posso darti un bacio. Sì, dai. Proviamo? Ludovica! Aurora, Ludovica! La mia famiglia. Leo, dov'è la mamma? Mamma, vieni. Mamma non è sul serio bionda. Sì, esatto. Bionda? No, a me non mi piacciono le bionde, mi piacciono le more. Ah, adesso ti ricordi, papi? Mamma, che è questa parrucca? Mamma, non è bionda! Oh, la mia famiglia. Adesso, papi, ti ricordi? Sì. E ti piacciono le bionde? Mai piaciute, mai, mai. Leo. Noi siamo gli unicorni.